Oggi è una giornata importantissima per questo territorio perché presentiamo il primo bilancio sociale del biennio fine 2014-2015. Il PLUS è un piano locale dei servizi alla persona che raggruppa 32 comuni di questo distretto e quindi si tratta di tutti i comuni appartenenti alle unioni dei comuni del Terralbese, del Partemontis, dell'Alta Marmilla, più Lacconi e Genoni. Il mio ruolo in questo PLUS è stato inizialmente nel febbraio del 2014 una nomina di commissario da parte della Regione, perché questo PLUS non aveva raggiunto l'unanimità nell'accordo di programma e quindi è stato commissariato. Quindi siamo stati un anno senza piano, infatti le risorse del 2013 sono andate purtroppo tutte perse. Io sono stata nominata dietro partecipazione ad avviso pubblico come commissario e ho riorganizzato un po' il territorio per quanto riguarda la programmazione. Una programmazione che è stata condivisa poi da tutti i sindaci. Ci sono stati naturalmente delle problematiche, soprattutto per quanto concerne la relazione politica, perché non è semplice mettere insieme 32 sindaci, tra l'altro di un territorio che ha esigenze molto diverse. Nelle disposizioni che io adottai come commissario, infatti, distinsi l'ambito, che è l'ambito di ALES, dei 27 comuni facenti capo a ALES, Mogoro e questi comuni, e poi il subambito del Terralbese, che invece comprende 5 comuni proprio dell'area Arborea, Uras, Terralba, Marruvio e San Nicolo Arcidano. E nonostante però questa suddivisione in ambito e subambito, siamo riusciti a portare avanti una programmazione uniforme, integrata, tutti insieme, e questo per me può essere considerato uno degli obiettivi più grandi raggiunti da questo PLUS. Le difficoltà sostanzialmente derivano da due elementi. Il primo elemento riguarda che le risorse non sono mai sufficienti. Il secondo elemento è qui il lavoro degli assistenti sociali, dei comuni, del PLUS, dell'ufficio di piano è stato utile. Interpretarne i bisogni, noi diciamo semplicemente bisogni sociali, e poi bisogna andare a vedere specificatamente, ci sono gli anziani ma ci sono anche i bambini, ci sono i ragazzi, è una cosa molto particolare e molto specifica. Noi qui oggi siamo a presentare il bilancio sociale perché è un atto dovuto, noi utilizziamo risorse pubbliche, purtroppo in Italia non è obbligatoria la presentazione del bilancio sociale, però sentiamo il dovere di dover rendere conto alle amministrazioni, ai 40.000, quasi 45.000 abitanti del distretto del PLUS di ALES Terralba, dobbiamo rendere conto delle cose che abbiamo fatto. Nell'Alta Marmilla lo spopolamento è significativo, in parte anche nel Partemontis, nel Terralbese la situazione cambia un po'. Quindi da una parte un territorio dove una popolazione molto anziana, e quindi provare a venire incontro alle esigenze che derivano da quel tipo di popolazione che ha bisogno di assistenza domiciliare, integrata. Dall'altra parte le esigenze di una gioventù, di bambini, anche di scolari, noi abbiamo un alto indice di dispersione scolastica, una delle cose merite che sta facendo il PLUS con l'Università di Cagliari è proprio di studiare questo fenomeno e provare a individuarne le soluzioni. Ma l'aspetto forse principale a cui proviamo a rispondere con queste cose riguarda il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, grazie all'ufficio del PLUS e grazie all'ASL Oristano, di integrazione. Fino a qualche anno fa, nessuno sapeva cosa faceva l'altro, e questo, le poche risorse venivano in questo modo, si rischiava di disperderle. L'integrazione, che è il lavoro che abbiamo fatto con ASL, ci consente di evitare questo, quindi di essere un po' più precisi negli interventi che facciamo.
la domanda è molto maggiore dell'offerta che riusciamo a dare, ma questo è un tema che non possiamo sicuramente risolvere noi. Sono 32 comuni dispersi in un territorio abbastanza vasto, con grandissime difficoltà di comunicazione e di trasporto, con dei tassi di invecchiamento notevoli, quindi una popolazione che sta invecchiando rapidamente, ma soprattutto queste tre grandi aree, il Parte Montis, l'Alta Marmilla e Terre Albese, sono molto distinte tra di loro sia dal punto di vista sociodemografico che dal punto di vista socio-economico. Quindi la prima grande difficoltà per il Plus è stata quella di tenere insieme una eterogeneità così vivace. Molto banalmente, basta andare a vedersi i tassi di invecchiamento, i tassi di natalità, trovi delle realtà molto, molto distanti, o i tassi di occupazione o i tassi di disoccupazione giovanili. Quindi questo è il primo dato. La difficoltà dell'ufficio di piano è stato quello di impostare un programma molto valido, vasto, solido, di programmi integrati sul sanitario e sul sociale in un territorio che esprime dei bisogni, una gerarchia di bisogni molto, molto differenti. Il secondo punto che ho riscontrato, ci ho tenuto a sottolineare nella prefazione, è stato l'incredibile emorragia di popolazione che una parte di questo territorio sta subendo, in maniera molto rapida, senza annoiare con i numeri. In 4 anni, dal 2010 al 2014, questo territorio ha perso un decimo della propria popolazione, quindi un decimo di soprattutto giovani, giovani istruiti, quindi capitale umano capace poi di innovare nel territorio e dare il proprio contributo per la sostenibilità e la crescita del territorio è andato via, o in altre regioni o all'estero. E questo dal mio punto di vista è un campanello d'allarme molto importante per mettere in atto in futuro, visto che sta partendo poi la prossima programmazione, delle politiche che guardino non solo esclusivamente, e lo hanno già fatto insomma, a chi in questo territorio risiede, ci vive, lo vive quotidianamente, ma alle persone che devono arrivare, ai bambini, perché qui siamo in una situazione di serio rischio di desertificazione demografica. Quindi secondo me il Plus, l'ufficio piano, dovrebbe incominciare a pensare insieme alle altre agenzie del territorio ad una sorta di contaminazione tra politiche. Non bastano più esclusivamente le politiche sanitarie, quelle sociali, ma queste politiche devono dialogare con le politiche del lavoro, dialogare con le politiche dello sviluppo, quindi c'è bisogno probabilmente di incominciare a impegnarsi su un nuovo stile di governance, di dialogo tra istituzioni che sul territorio possono avere una parola importante per la propria sostenibilità. È emerso anzitutto un bellissimo lavoro di rete, perché il Plus è uno strumento strategico che è stato individuato con una legge specifica appunto regionale, che consente appunto di fare rete con le altre istituzioni, in particolare col comune, con la provincia, ma anche con le diverse appunto cooperative. Quindi sono molto contenta di essere qui oggi e di aver veramente fatto rete con tante istituzioni per dare risposta ai bisogni dei cittadini che risiedono nel nostro territorio. Noi nell'ambito della ASL di Oristano abbiamo 3 plus, quindi oggi è stato presentato il bilancio sociale del Plus di Ales e Terralba. I progetti però riguardano appunto anche gli altri plus. Sì, indubbiamente appunto un territorio eterogeneo, la popolazione che risiede nell'ambito di questo territorio è una popolazione molto anziana e quindi abbiamo necessità di arrivare con i nostri servizi, che sono sanitari ma sono servizi anche sociali,
ambientali ai cittadini, a tutti i cittadini. Le risorse non sono sufficienti, ma è proprio per questo che occorre lavorare in rete, più professionalità, distinte, equip multidisciplinari che condividono ovviamente esperienze e mettono a disposizione i loro saperi per dare delle risposte appropriate alle esigenze dei cittadini. Sono qui presente per testimoniare l'importanza di quello che ha fatto questo Plus, perché presentare la carta dei servizi, che non è un atto obbligatorio, dimostra la responsabilità, nel senso di rispondere ai cittadini in maniera trasparente rispetto alla progettualità, rispetto alle cose fatte. La carta dei servizi permette di documentare le numerose azioni che sono state attivate per rispondere a dei bisogni di questo territorio, che ha delle peculiarità, un territorio che vive un fenomeno di spopolamento. Stiamo cercando quindi, come Regione Sardegna, di far capire che investendo nel welfare, il nuovo modello di welfare, possiamo dare una mano d'aiuto alle comunità con politiche di inclusione attiva. Quindi vuol dire non solo il modello classico di sostegno alla povertà, alla disabilità, al rischio di marginalizzazione sociale, ma politiche creando progetti che valorizzino anche l'economia. È una buona pratica che deve essere estesa. Al di là dell'obbligo di legge, penso che sia una responsabilità morale degli amministratori dare l'opportunità ai cittadini di capire, di misurare in maniera completa quali che sono le politiche messe in essere, tra l'altro da un insieme di soggetti pubblici, perché il fatto interessante del Plus è che sono diversi comuni che stanno assieme, quindi si risponde a un ambito geografico, a un'area omogenea, dicendo: noi abbiamo intenzione, abbiamo avuto intenzione, abbiamo progettato queste politiche, guardate cosa abbiamo fatto. Guardandoci indietro e guardando al presente, molto è stato fatto per gli anziani, gli strumenti sono diversi, per la dimensione educativa gli strumenti sono diversi, per la dimensione dell'esclusione sociale, della violenza contro le donne, e questo è un primo esempio, è stato implementato l'informa sociale, cioè una istituzione si è presa la briga di dire: per me è importante valutare. Per me è importante monitorare e valutare. Non esiste una cultura della valutazione in Italia. E questo ufficio di piano l'ha fatto. Qui c'è bisogno dell'idea di una nuova governance dove metti insieme, fai contaminare le politiche sociali, quelle sanitarie, con le politiche del lavoro,
con le politiche dello sviluppo, con le politiche dell'inurbamento, con le politiche del trasporto, della comunicazione. Cioè qui c'è bisogno, signori, di affrontare una sfida che è importante. Non stiamo parlando, e non è banale rimarcarlo, di bisogni della popolazione anziana, dei giovani, che sono rilevanti, importanti e sono stati affrontati, aggrediti in maniera seria, ma stiamo parlando molto banalmente e tragicamente della sostenibilità demografica del vostro territorio. Servizi del Plus, diciamo che sono dei servizi che anticipano quello che sarà poi la futura programmazione, e cioè la gestione associata, perché rendiamoci conto, noi per esempio siamo in un territorio dove abbiamo comuni piccolissimi che non raggiungono neanche i 100 abitanti, dove potete ben pensare quanto significhi anche la spesa per dire una gara d'appalto e tutto ciò che è collegato. Con la gestione associata invece noi garantiamo, con un unico centro di costo, un unico bando, un unico staff organizzativo, i servizi a tutto il territorio. Noi siamo arrivati come ufficio di piano nel appunto giugno del 2014, quindi il nostro lavoro ha preso tutta la metà da luglio, diciamo così, ma operativamente da settembre 2014 e poi tutto il 2015. Adesso siamo ancora in proroga perché siamo in attesa delle nuove linee guida da parte della regione. Però posso dire con grande soddisfazione che siamo riusciti a impegnare e spendere quasi la totalità delle risorse, offrendo un ventaglio di servizi che possiamo con orgoglio dire sono quasi una ventina, e vanno dai servizi all'infanzia, ai bambini, ai servizi ai disabili, ai sofferenti mentali, agli anziani, servizi in stretto raccordo con il territorio, nel senso che abbiamo attivato una collaborazione fortissima innanzitutto con la ASL, di cui ho mi onoro veramente di essere riuscita a collegare, perché il Plus, diciamo, è un qualcosa che raccoglie tutti i soggetti del territorio, quindi non si ragiona più nell'ottica del ognuno fa per sé, ma qui ognuno mette il suo pezzo per raggiungere un obiettivo comune. Quindi questo obiettivo comune l'abbiamo raggiunto per esempio con l'attivazione delle cure prestazionali, prelievi a domicilio, che hanno raggiunto un'utenza in 3 mesi di 400 anziani nel territorio. Quindi una collaborazione con l'ASL eccezionale, una collaborazione con la Regione Sardegna e i funzionari che ho visto sono tutti presenti oggi, veramente lodevole, perché sono stati non solo vicini ma proprio vicinissimi a questo Plus, insomma. Era il primo Plus commissariato, aveva bisogno di un'attenzione particolare. Sono particolarmente contento come sindaco di Terralba di potervi ospitare in questo teatro, perché questa è un'occasione veramente importante in cui un'istituzione che ha un valore enorme per la vita delle persone si presenta davanti
ai suoi utenti e davanti a tutte le altre istituzioni che collaborano per presentare il risultato dell'attività di questi ultimi anni. Questo è un bilancio, ma come troverete scritto nell'opuscolo che vi viene dato, più che un bilancio, cioè una presentazione di numeri, è un presentarsi di fronte alla cittadinanza, a tutti i cittadini italiani, per confrontarsi su quello che è stato fatto e per spiegare il perché queste cose sono state fatte e anche per avere uno stimolo per migliorare successivamente. Quindi questa è un'occasione veramente importante e per questo dobbiamo ringraziare tutti quelli che si sono spesi per questo risultato. Abbiamo qui i rappresentanti della ASL, che ringrazio. Abbiamo anche qui i rappresentanti del comune di Mogoro, che si sono fatti parte non soltanto attiva, ma forse iperattiva nel cercare di raggiungere questo risultato. E abbiamo anche qui presente il commissario straordinario, che ha dato una mano decisiva per la realizzazione di queste attività, la dottoressa Paola Piroddi. In futuro noi siamo in attesa adesso dei fondi per l'annualità 2016, nel senso che la finanziaria appunto ha approvato lo stanziamento per i plus, stiamo ancora in attesa della comunicazione, noi ci siamo già portati avanti, abbiamo già una sorta di programmazione che poi andrà naturalmente in conferenza dei servizi, però noi continuiamo a proporre quello che abbiamo proposto con successo fino ad oggi e poi attendiamo anche le nuove linee guida per il prossimo triennio 2017-2019 che la Regione appunto sta predisponendo. E giornate appunto come oggi, l'esperienza di plus che appunto hanno lavorato magari in una direzione piuttosto che in un'altra, è molto importante anche per la Regione Sardegna perché dà spunti proprio anche per la nuova redazione delle linee guida. Grazie davvero a tutti.